Alessandro, si riparte, intanto bentornato, noi ci eravamo già sentiti, adesso finalmente ti vediamo con la maglia azzurra e ti vediamo far gol con la maglia azzurra, è un po' quello che forse volevi anche tu. Certo, sono molto contento di essere tornato qua, ormai Empoli è come la mia seconda casa, da quando ho 13 anni che sono qui e quindi è come fosse casa mia. E niente, sono tornato e niente, sono ripartito bene, oggi abbiamo fatto una buona partita e ora dobbiamo continuare così. Vedete com'è questo inizio di ritiro, questa prima settimana con mister Vivarini? Bene, mi sono trovato bene, il gruppo è tranquillo, stiamo lavorando bene, e il mister è bravo e niente, ora è solo l'inizio, dobbiamo continuare così a lavorare. Mi hai detto, questo per me è un anno importante, si inizia insomma da adesso per un percorso chiaramente molto lungo, mi sembra che adesso ti sia calato bene, no? In questa tra virgolette nuova realtà, che è nuova perché tu torni a un'esperienza importante come quella dello Spezia, però è la tua realtà questa. Certo, penso che questo debba essere il mio anno e niente, si parte da queste partite qua, subito, anche se è un amichevole, però conta subito far gol, che è quello che conta per un attaccante, quindi si inizia da queste partite e poi bisogna continuare anche nelle prossime. Chiaro che l'avversario era quello che era, il risultato a prendere con le molle, però ti ho visto particolarmente reattivo, scattante, stai bene insomma dal punto di vista fisico? Sì, sto bene, sono venuto anche una settimana prima dell'inizio del ritiro ad allenarmi qua e perché comunque sono consapevole che questa è un'annata che può essere importante per me. E nulla, sto bene, ora dobbiamo continuare a lavorare, che sappiamo che dobbiamo lavorare molto e niente, speriamo di andare avanti così. In questo sistema di gioco per Empoli, almeno per me, rappresenta un'assoluta novità, ti stai trovando bene, c'è qualche movimento che devi affinare? Mi sto trovando molto bene, anche se è solo l'inizio, il mister ci sta spiegando bene i movimenti, è normale che l'anno scorso ho fatto l'esterno, quindi dai, devo riabituarmi un attimo al ruolo, però posso farlo tranquillamente. In allenamento vi alternate un po' tra voi attaccanti, c'è un compagno che in questo momento può essere considerato colui con cui fai coppia meglio? Ma diciamo dai, per ora è presto, sono tutti grandi giocatori, buoni giocatori e spero di trovarmi bene con tutti. Hai ritrovato un Empoli un po' diverso da come lo avevi lasciato anche dal punto di vista ambientale, però quello che ti voglio chiedere è che cosa ti ha dato in più, che senti dentro di te l'esperienza alla Spezia? Ma mi ha dato tanto, devo dire la verità, sono cresciuto molto caratterialmente, sai, comunque quando giochi più partite nei professionisti inizi a avere un'esperienza in più, dai, mi ha aiutato molto anche se poi c'è stato questo infortunio, però ne sono uscito bene. Mi hai fatto la promessa della doppia cifra, la manteniamo? Sì, la manteniamo. Intanto bentornato Castriot, come è ritrovare l'azzurro in una stagione in cui dovrebbe essere permanente questa maglia? Ma è sempre bello tornare qui, adesso vediamo come va questo ritiro e mister e la società faranno le loro valutazioni, quindi sì, per adesso sono molto contento di essere qui. Oggi non è il tuo ruolo, non è il tuo compito, ti abbiamo visto anche Bomber, ti abbiamo visto schiaffarla dentro diverse volte. Sì, sono partite che servono a mettere minuti nelle gambe, poi ci sono state due occasioni in area e le ho sfruttate come l'hanno sfruttate anche i miei compagni, quindi fare gol è sempre bello comunque. Senti, mister ti sta provando come centrale in questa particolare nuova, perlomeno per noi, difesa 3, come ti trovi? Ah, abbastanza bene, ho fatto anche l'anno scorso il centrale nella Lucchese tutto l'anno, quindi diciamo dei tre forse il ruolo che mi si addice un po' di più, quindi per adesso mi trovo abbastanza bene. Le condizioni fisiche mi sembra che anche quella ci sia tutta per adesso. Sì, stiamo lavorando tanto e ci troviamo bene, comunque con i nuovi metodi comunque ogni anno si cambiano e per adesso va tutto bene e speriamo di continuare così.